sapendo questa cosa dell'alternanza, quest'anno abbiamo cercato bene, mirato, abbiamo trovato questo ottimo istituto tecnico e informatico, i ragazzi stanno implementando il sito. Allora, chiamo qui con me, perché adesso c'è anche una sorpresa, Federico De Dori, che viene a dare una piccola testimonianza su questo, gli altri sono in cabina di regia, fanno vedere il sito, stanno lavorando. Vieni Federico, ecco, dire brevissimamente il vostro impegno dentro il progetto Sensis. Allora, una volta si chiamava partner associato, poi adesso è stato tolto, no? In quasi tutti i programmi la figura, in alcuni programmi sta tornando, il partner associato, è una cosa molto bella. C'è ancora? Sì, cioè non è formalizzato. Non è formalizzato, ma si può. Esatto, cioè, va bene chiamarlo così, sì, ancora, sì, sì, sì. E quindi diciamo, il partner associato di Sito Fertinelli, inseritisi in corso d'opera, perché il progetto è un fattore moltiplicatore e noi l'abbiamo scoperto. Buongiorno a tutti, come prima cosa mi volevo presentare, come aveva già fatto il professore, sono Dario Federico e sono uno studente della quarta E dell'ITIS Fertinelli di Milano. Oggi sono qui come portavoce della classe, ma sono sparsi per dalla classe i miei compagni e il mio professore, il professor Vassallo. Quello che noi abbiamo fatto per Sensis Project. Innanzitutto queste ore ci sono servite come alternanza scuola-lavoro, perché con le nuove riforme abbiamo l'obbligo, essendo un istituto tecnico, di fare 400 ore di alternanza o stage. Noi ci siamo presi in carico, grazie a Sensis, di occuparci del sito. Gli abbiamo dato un miglioramento all'accessibilità, gli abbiamo aggiornato le informazioni, abbiamo sistemato PDF, PowerPoint. Inoltre abbiamo creato una newsletter dove poi concluderemo il discorso invitandovi anche a iscrivervi alla newsletter per rimanere aggiornati sui nostri eventi per quanto riguarda il progetto Sensis. Inoltre ci siamo presi in carico il questionario slang. Il questionario slang, che cos'è il questionario slang? Era già stato elaborato dagli altri studenti, come aveva già detto in precedenza, non siamo il primo istituto a collaborare con Sensis, ma c'erano altri istituti. Abbiamo già iniziato a mettere giù una bozza di questo questionario. Il questionario, si sta caricando, nel frattempo continua a parlare, slang perché? Perché usa termini, verbi, aggettivi, anche che non esistono, perché sono a livello base della lingua italiana, cioè quella che usiamo noi giovani, dai 15 ai 17, 18, anche 20 anni. E questo lo si è fatto, questo questionario, per fare in modo di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro, per rendere possibile che un ragazzo non si metta a fare il solito questionario, perdonatemi il termine, palloso, con la solita filosofia, che dopo 20 domande si è stanchi di compilare e quindi si smette, si chiude la scheda, si passa a Facebook o a tutt'altro. Dunque, con questo questionario noi puntiamo. Ok, proviamo. Ok, benissimo. Vabbè, continuiamo con il discorso. Prima era uscito nella prova, adesso tornerà. Sì. Vediamo. Ecco. Eccoci qua, ecco. Esatto. Facciamo la compilazione campione, dai, veloce, ma facciamo per... Sì, ecco, vi devo chiedere soltanto un po' di rapidità, perché non ci siamo proprio più con i tempi. Ci mettiamo tre velocissimo. Facciamo vedere brevemente come si compila questo questionario. Se è una tipa, facciamo no, quanti anni hai? Mettiamo un range fisso, 16-17. Che cosa fai quando non hai nulla da fare? E qui troviamo varie cose. Punte molto a livello basilare e altre che possono essere